Salve a tutti amici YouTube, sono io, Vattor Kurama. Oggi siamo qui con Evelyn, la vecchia Evelyn, per mostrarvi un video dove spiegherò sia la passiva, le varie skill che ha la vecchia Evelyn. Allora, la prima passiva, adesso metto un nemico qui, mettiamo, allora sono nella stanza di addestramento per farvi vedere la nuova Evelyn, la vecchia Evelyn, e poi ci sarà al contempo la vecchia Evelyn. Comunque Evelyn è un jungler, quindi dovete sempre giocarlo in giungla. Comunque Evelyn ha questa passiva che diventa invisibile. Però se passa davanti a un nemico, è come se si nota, però l'invisibilità andrà via quando verrà attaccata. Adesso vi faccio vedere. Quando lei attacca. Ok, mi pare di averlo messo qui. Eccolo qui. Guardate. Se io attacco ritorna normale. A parte che adesso non faccio danno. Però per farvi capire, questi, vabbè, gli attacchi base di Evelyn, da un calcio e tutto il resto. La Q è una skill che fa lancia degli spinotti e può attaccare, lancia le spine, attacca, lancia le spine, attacca e si può spammare all'infinito. Però consuma molto mana. La W invece è un anti-slow, perché rimuove gli slow e poi fa dei. E se noi attacchiamo un campione con qualsiasi cosa, il tempo di ricarica viene dimezzato di un secondo. Poi passiamo alla E. La E è tipo un semplice attacchetto che fa danni fisici. Quindi è un misto tra magico e fisico. E poi passiamo alla ulti, che è tipo una cosa aberrante. Fa degli spuntoni che fa danno magico. Quindi dovete puntarvi sul danno magico, perché abbiamo queste due spell magiche e è una fisica. Allora, come posso dire, io ho già visto un po' di partite con la nuova Evelyn e ho visto che è comunque diventata una bestia. È bellissima come campione, mi piace. E adesso vi mostrerò a livello 18 quello che succede. Adesso vi faccio vedere. Comunque, ragazzi, vi ho spiegato velocemente tutte le skill. Non so se mi sono un po' capito, però se volete mettete pausa e ve le faccio leggere. Terrò pausa in questo, un attimo che io ammazzerò tutte le skill. Ok, aumentato di livello, aumentiamo anche i big money. E adesso livelliamo tutte le skill una volta per tutte. Ok, allora adesso vi faccio un po' leggere tutto. Come vedete fa danni magici, anti-slow, danni fisici e danni magici. Allora, come adesso vi faccio vedere la build. Io la penso così. Prima di tutto l'oggetto da giungla, che è fondamentale. Numero 1, Evelyn è un jungler, quindi dovete andare prima di tutto a farvi questo oggetto, perché è molto forte. Poi, se volete, vi potete fare penetrazione. Allora, per le scarpe. Allora, le scarpe io sono sempre tra tre tipi che voglio usare per Evelyn: calzari ninja, calzari del mago e calzari di mercurio. Perché? In caso di un team molto con l'attacco fisico, andiamo i calzari ninja. Se ci serve penetrazione magica, ci abbiamo ok la maschera, abbiamo il bastone al vuoto che userò. Faremo più penetrazione magica e faremo danni. Però ho anche una buona passiva che ci aumenta un po' la velocità dei movimenti. Se ci serve, se un nemico è molto sull'attacco magico, purtroppo se avremo un po' di, loro useranno penetrazione magica, non servirà una sega, andremo con il mercurio, però sperando che loro non ci fanno questo. Poi vabbè, io farò penetrazione magica. Poi oggetto fondamentale è la Leech Blade. Leech Blade è molto forte. E poi se volete potete farvi un altro oggettino, che non mi ricordo come si faceva.
No. No, non è il morello. Eccolo qua, il bastone del vuoto. Questo c'ha penetrazione magica. E se volete, fatevi. Io ve la consiglierei, però io vi darei un altro oggetto molto stupido ma intelligente. Lama. E se volete la zogna. Questa è una build scema, però come vedete c'ha un bel danno magico, eh. C'avete questa che vi dà un po' d'attacco fisico, ma vi serve, ragazzi. Al momento nega 18 di armatura con 18 di letality, lo so, scusatemi, però devo spiegare. Allora, adesso ci teletrasportiamo e vi faccio vedere i danni nuovi di Evelyn. Proviamo con la Q. Ok, che non fa così tanti danni, però guardate i danni fisici. Aspettate, eh. Guardate, eh. Non sono male. I danni a Q non sono male. Fanno un buon danno. Poi passiamo al danno della E. Guardate, eh. Ta, 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 ta. Poi guardate che velocità fa. Volete vedere i danni della R? Ok, ve li faccio vedere. Guardate, eh. Pacte! Guardate che danni che fa. Comunque, questa è la nuova, la vecchia Evelyn. La nuova credo che uscirà domani e vi porterò il video spiegazioni di tutte le skill. E ve le faccio vedere una alla volta, sia nella forma normale, quindi a livello 3, poi a livello 6, quindi la sua forma nuova, che c'è una forma ombrosa, e poi faremo dei video sulle partite di Evelyn. Comunque questo video uscirà insieme a quello dell'Evelyn nuova, li unirò per farvi capire, quindi vi ho spoilerato che questi due. Questo video sarà insieme a quello della nuova Evelyn. Ci vediamo in un prossimo video, commentate e iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi! Bella a tutti amici YouTube, siamo qui nell'area addestramento per provare la nuova Evelyn. Prima di tutto, portiamola a livello 3 e sblocchiamo le prime 3 skill. Poi, vabbè, prendiamo i soliti oggetti e vi mostreremo come sarà la nuova Evelyn. Allora, mettiamolo vicino al Baron e ci arriviamo. Allora, prima di tutto, la passiva è cambiata, è diventata Ombra del Demone. Ha due fasi, si potrebbe dire. Allora, Ombra del Demone come passiva, se abbiamo poca vita, non la recupereremo. Poi, se arriveremo a livello 6, Ombra del Demone ci fa diventare modalità furtiva. Allora, passiamo alla Q. La Q è un colpo che poi lancerà i suoi soliti spinelli, che le sue solite spine, che adesso ve lo faccio rivedere. Guardate, eh. Fa così e poi colpite il nemico. La W è una sottospecie di E di Airi. Guardate. Qui vabbè, io purtroppo non ho il nemico, però. Allora, se il cuore noi lo spezziamo adesso, spaccheremo la difesa, mi pare, magica. Allora, adesso ve lo dico, ve la leggo. Allora, maledice il campione, un mostro nemico bersaglio per 5 secondi. Se Evelyn colpisce il bersaglio con un attacco base o abilità, rimuovi la maledizione. Rimborsa il suo costo di mana e rallenta. Oddio, sta attaccando. Scusate. E rimuove la maledizione, rimborsando e rallenta brevemente l'avversario del 65%. Se noi il cuore si attiva, se fa così e lo completa, guardate. Lui verrà come si può dire, la E di Airi. Quindi viene da noi e poi iniziamo a distruggerlo. Aspettate, ve lo faccio vedere con Giorgino. Così, guardate, tacte, tacte, vedete? Ora vi faccio vedere anche i danni per Giorgio perché così lo capirete. Vieni qua, ok.
gli ho fatto vedere solo i danni per Gior su Giorgio, per farvi capire un po' come funziona la W. La E ha due funzioni. La E è tipo una sottospecie che, se arriviamo al 6, migliorerà. Guardate, è una sottospecie di, non lo so come spiegarvelo. Colpisce il bersaglio con le fruste, applicando un effetto sul colpo e infliggendo danni magici pari al 30 più il 4% della sua salute massima. Poi ottiene il 30% della velocità dei movimenti. Però se passiamo in modalità furtiva, che adesso arriviamo al livello 6, eccoci qui. Aumenterà un po' il range, mi pare, e cambierà tutto. E poi adesso passeremo alla ulti. La ulti è la cosa più bella che abbia mai visto. Guardate, adesso ve la faccio vedere. Ok, con la modalità furtiva cambiamo anche l'aspetto. Come vedete, diventa un'ombra. Guardate, sacche! E arriviamo là. Potremmo fare anche una cosa del genere. Tac! Vedete? È un secondo flash. Ed è molto molto forte, potremmo dire. Comunque, allora adesso passiamo alla build che si potrebbe fare con Evelynn nuova. Premessa, non vi sto facendo sentire quello che dice Evelynn perché è una cosa assurda. Allora, prima di tutto, portiamola al 18. Aggiungiamo tutto questo. Io vi consiglio di mazzare la E prima e poi mazzare la W. Allora, credo, vabbè, l'oggetto giungla è fondamentale, sempre quello blu. Se volete, vabbè, queste. Io, come vi ho già detto sul leveling vecchio, vi consiglio di fare, se volete un po' tankosetta, vi fate le tabi. Se vi serve difesa magica, usate il calzare di Mercurio. Se volete, fa danni supremi lei. Però qui mi dice questa. Perché abbiamo dopo questa? Che qui non c'è. Però noi ci faremo la maschera e la zonia. Poi vabbè, se volete vi fate questo, guardate. No, era quello. Il bastone del vuoto. Come si faceva? Aspettate, eh. Ok, eccolo qui. Come vedete, io c'ho. Questa è una buildina stupida ma intelligente. Allora, adesso vi faccio vedere. Questa è Evelynn, però con 400 di danno. Se volete la potremmo provare anche Lethality. Dopo la proviamo. Adesso vi faccio vedere. Lì c'è il nemico, vediamo quello che potrebbe fare. Comunque, adesso ve lo faccio vedere. Molto molto forte. Come vedete c'è anche un segnalino la ulti, guardate, pacte, e poi diventa invisibile. Ora vi faccio vedere come, vedete, se volete interrompete e spaccate. Come posso dirvi, Evelynn è forte, potete fargli tante build perché lei è anche un assassin, come sapete, e potete farla anche con Lethality. Però io vi consiglio sempre di avere la Leech Blade perché è molto molto buona. Se volete potete togliere questa e metterci. Se volete potete anche togliere la Zonia e mettervi anche questa, che è molto più resistente. Rendete un po' più o meno tankosini, però. Come si chiama? Eccola qui. Vi fate o la Yumumu. Se volete vi fate la Yumumu e vi fate questa, perché è adatta agli assassin. Guardate, ora vediamo i danni che fa. Vedete, adesso più danni fisici e vi dovrete fare quello rosso. Però io credo di farvi anche la Yumumu per aiutarmi a fare i danni. I danni aumenta un po' la velocità. Fare danni e avere un po' di lethality un pochino e farmi un bel po' di equip decente.
Comunque, io le maestrie c'ho sempre quelle solite, mi pare. E come vedete, entra in ombra del demone, azzera la ricarica dispersata e la potenzia quando è potenziata. Quindi, come vedete, al 6 lei viene potenziata. Comunque, se volete, potete farvi così, guardate. Tacchete, ci mettete questa e ci avete un po' di più di magico. Se volete, voi potete fare anche la zogna, vi aiuta un po' di fare danno magico e state un po' a posto con i danni. Vedete voi, ragazzi. Io forse la builderò così, però devo testare le varie equip per vedere. Comunque, la ulti di Evelynn è de devastante. Io ve lo consiglio come campione, se volete provatelo. Ok, ragazzi, questa è la nuova Evelynn. Per ora non vi farò. Devo. Per le partite chiederò a un mio amico se vorrà fare la partita insieme a me, se mi potrà mandare in jungle con lei. Ci vediamo a un prossimo video, commentate, iscrivetevi e ci vediamo a un prossimo video. Bella ragazzi!